succedeva, c'è la possibilità di creare un asse con una primavera di Serie A e tipo Inter, Juventus e Milan, cioè farsi mandare magari due o tre elementi da una primavera importante. Ma noi abbiamo giocato tantissime partite del campionato primavera anche in quest'anno. È chiaro che i giocatori che escono in 97-98 anche da società importanti non sono quasi mai pronti per dei campionati di vertice o dei campionati di prima fascia come intendiamo fare. Quindi ci possono essere delle scommesse. Una cosa molto importante per adesso, molto importante, perché su un sacco di siti, tanti di informazione, soprattutto il calciomercato, sono fatti nomi di giocatori primavera, emergenti, però lui stesso dice il giocatore di primavera non può in questo momento giocare in Serie C. Quindi io però volevo chiedere... Perché sono molto bravi, vanno già in categoria superiore. Allora, c'è una statistica, i giocatori... Tutto il campionato primavera dello scorso anno, soltanto 8 se non sbaglio, hanno raggiunto un minutaggio del 40%, di cui uno di questi era Yao, il nostro ex giocatore, che era appunto nei Serie 8. Un mezzo di esatto, molto. Io ho avuto il piacere di allenarlo, perché sicuramente è molto più importante. Quindi quasi tutti il primo anno in uscita dopo il campionato primavera lo rincano. Quindi secondo me magari è più interessante vedere su qualche giocatore che magari si giovane ma che ha già avuto qualche... Non possono rischiare, ha detto che non possono rischiare. Insomma, è stato abbastanza esplicito. Vince giustamente, come dice Pastor. Tu mi dai un paio